Ciao ragazzi, allora questo rumore di sottofondo che è probabile che sentirete sono i vicini di casa che stanno ristrutturando il loro appartamento e non potendo lavorare solo durante la settimana, lavorano anche sabato e domenica, quindi non spaventatevi se sentite appunto un martello che batte. Allora, quello che vi voglio dire è che abbiamo poi prorogato di 2 giorni la possibilità di avere lo sconto sul videocorso base sul cane da guardia. Non è che sia stata una grande cosa, comunque da venerdì alle ore 24 siamo passati a lunedì mattina alle 9 perché altri due l'hanno comprato, c'è un altro ritardatario. Insomma, mi dimentico sempre che ci sono persone che stanno fuori per lavoro tutta la settimana, rientrano il sabato in fretta e furia. Vogliono fare un po' tante cose, eccetera, e quindi, tanto per capirci, se volete ancora usufruire di sto sconto, avete ancora tempo fino a lunedì alle 9, dopodiché sarà poi a prezzo pieno quello che è stato sempre fino adesso. Bene, però l'argomento di oggi è quello che vi ho messo nel titolo. Io, quando parlo di mendicanti delle informazioni, a volte le persone si risentono un po' perché collegano la parola mendicante al fatto che magari io mi riferisca che chi non si informa, chi non fa dei percorsi formativi sul cane da guardia, possa non farlo perché è povero. No, no, assolutamente, o perché non abbia i soldi. Quindi in teoria qualcuno mi scrive, mi dice anche: ma lei come si permette, eccetera, eccetera. No, il senso è diverso. Il mendicare le informazioni, che sta per andare a chiedere per cortesia, quasi per carità, un cinofilo, un altro cinofilo, un altro cinofilo, queste risposte che a volte la gestione del cane richiede. Ecco, è una cosa che io non appoggio, perché nel cane da guardia specialmente, nel cane di carattere, ma anche nel cane che magari voi non l'avete preso per la guardia, però poi dimostra un certo carattere, dimostra una certa riluttanza a ciò che voi gli vorreste far fare, tant'è che è proprio di lì che vi nascono, in poche parole, delle domande. Perché voi, secondo la vostra logica, vi sembrava normale che il cane si comportasse in un modo, invece lui si comporta tutto in un altro. Vi piacerebbe magari portarlo in giro che lui non volesse aggredire gli altri cani, invece lui li vuole ammazzare tutti. Vi piacerebbe che lui fosse, non so, se non è la guardia, affabile con tutti i vostri amici, invece lui con qualcuno è affabile, altri non gli piacciono. Quindi voi non riuscite più a capire. Per non dire del cane di forte carattere che voi volete impiegare per la guardia e per la difesa, e però a un certo punto vi rendete conto che la gestione non è facile, perché il suo forte carattere vi pone dei paletti, vi pone delle barriere, degli ostacoli che voi avete bisogno delle informazioni per superare. Allora, io con i miei filmati do delle informazioni generali che sono a disposizione di tutti, e le persone si complimentano spesso, come sono molto gratificate, mi seguono. C'è molte persone che, come dire, mi ringraziano perché gli ho dato sommariamente dei consigli giusti. Nel momento in cui però vogliono che io tratti un caso personale, vorrebbero che io fossi, fra virgolette, ancora più bravo nel non solo dare delle informazioni in generale, ma preoccuparmi proprio del loro caso. Indipendentemente dal fatto che questo possa avere o no una logica, perché è ovvio che un professionista, se lavora, deve essere remunerato, ma io non seguo queste persone non solo per il fatto di dire non ti seguo, non ti do le risposte, così ti obbligo a acquistare il videocorso. Guardate, chi mi conosce bene sa benissimo che io rifiuto almeno un 50% di vendite all'anno dei miei cani. Se calcoliamo chi li potrebbe solo tenere in appartamento che non glielo do, chi li vorrebbe tenere da soli perché non vuole 2 cani e non glielo do, chi ha delle condizioni ambientali che io non voglio che il mio cane vada a vivere, chi si è fatto delle illusioni che il cane potrebbe fare delle cose, potrebbe essere gestito in un certo modo e so già che tutto non andrà a buon fine. Quindi, se lo facessi solo per una questione speculativa, farai come fanno la maggior parte delle persone che vendono i cani a tutti. Poi, nel momento in cui hanno i problemi, dici: ok, ma il cane è tuo, adesso se vuoi io posso provare a risolverti i problemi. Io prevengo già
questo discorso non vendendo i miei cani. Quindi non assisto le persone che non sono i miei studenti o che non sono i miei clienti, perché quel poco tempo che io potrei dedicargli, ed è logico che mi seguono, pensate, solo sulla pagina sicurezza anti-intrusione ho più di 30.000 iscritti, ne ho altri 10.000 da un'altra parte, più di 10.000 da un'altra, quindi è ovvio che io non mi potrei occupare, cioè, di tutti i singoli casi, ma non lo faccio specialmente perché andare a offrire delle informazioni senza che le persone abbiano studiato almeno un po', abbiano fatto un percorso, sarebbe un vero danno che io, in qualità di Presidente della Federazione Italiana Cani da Guardia, non mi posso assumere l'onere di provocare. Ecco, vi faccio un esempio: dire che il cane, se vi ringhia, è più affidabile di un altro che non vi ringhia, sembra veramente una cretinata. Ecco, se voi prendete solo questa informazione, andate a chiederle a un cinofilo e dice: Romano è pazzo, perché lui dice, ad esempio, io i miei cani non mi hanno mai ringhiato e sono ben contento. Bene, io vi ritorno a dire che è molto più affidabile un cane che ringhia il padrone che un altro che non ringhia, ma voi per capirlo dovete aver fatto un percorso. Se io vi dico il cane è meglio che voi non lo fate mai entrare in casa se forte di carattere, ci sarà l'altro che dice: ma guarda, qui io ho un Rottweiler, sempre vissuto in casa, non ho mai avuto nessun problema. E voi che strada prendete? Chi potete credere, Romano o ad un altro addestratore? Probabilmente, se voi lo volete portare in casa, crederete ad un'altra persona che vi ha dato quella soluzione che in quel momento vi fa più comodo, perché noi facciamo sempre così. Cioè, il fumatore vuole sentirsi a dire che il fumo non fa tanto male, che le bieve alcolici vuol sentire a dire che l'alcol in fondo potrebbe anche far bene, chi mangia tanto dice che è meglio mangiare che morire di carestia come si faceva nel tempo di guerra. Quindi è proprio insito nell'uomo quello di dirottare un po' le informazioni che acquisiamo in base a cosa ci fa più comodo. Invece è assolutamente importante fare, anche solo nel piccolo, un percorso di studio, ad esempio questa giornata che noi faremo il 26 di maggio, perché varrebbe la pena partire con navi, aerei, macchine, eccetera, e venire. Perché voi, secondo voi, perché voi venite e portate un contributo alla federazione? Ma la federazione è contento che voi portiate questo contributo, ma senza questo contributo va avanti lo stesso, cioè va avanti da tanti anni. Adesso che sto raccogliendo un po' di testimonianze, perché devo fare un lavoro per chi mi segue su Facebook, insomma, mi ha dato anche a me dei compiti da fare, eccetera, perché io qualsiasi cosa cerco mai di improvvisarmi, ma cerco in tutti i modi di fare sempre dei percorsi di studi. Ecco, voi sentirete che ci sono persone che mi seguono da più di 10 anni e non avevano mai avuto cani, mettendo a posto tutte queste cose che a volte sembrano illogiche, poi gestiscono ormai i loro cani forti di carattere come niente fosse. Guardate, tutto quello che la nostra logica dice e ciò che diceva a me quando io ero già un cinofilo, prima di partire, andarmi a cercare un po' le verità, era stato tutto ciò che mi aveva portato al fallimento con questi primi cani di fortissimo carattere che io avevo. Se ad esempio voi avete un cane che ha un po' di mesi e non vi fa la guardia, qual è la cosa più logica che vi viene in mente? Quella di camuffarvi, di travestirvi e di provare una sera magari che... se lui fa la guardia o meno, perché dice: non mi conosce. Ma il cane non è che non vi conosce per il discorso di come siete. Voi, il cane ha altre due prove, che è l'olfatto e l'udito. Allora, se voi siete magari fortunati che il vento tira da un'altra parte, lui può dare qualche abbaglio, ma sicuramente gli arriverà poi un po' di odore, perché voi siete a 20 o 30 metri, lui prende delle nasate di odori a 500, 600 e iniziate a innescargli una incertezza nella sua testa, e dire: ma come sarebbe questo, che è la stessa persona, perché l'ho identificato come odore, al buio il cane vi identifica come nulla, per i rumori, per il modo che avete di camminare, se no perché quando arrivate con la macchina la vostra moglie vi dice: eri al fondo della strada, già lui ti ha sentito. Ecco, quindi inizia a insediarsi nel cervello del cane delle incertezze, che sono la peggior cosa per il discorso fiducia, per il discorso di non di garantirvi di non essere mai aggrediti dal vostro cane di forte carattere. Però la logica dice: io mi travesto e lui così vedo se fa la guardia. Ecco, vi ho fatto un po' di esempi. Quindi il mendicante delle informazioni io non lo supporto, non lo aiuto, anzi non gli do informazioni, ma credete, voi pensate che sia una mezza ripicca perché così almeno verrà a studiare oppure acquisti i cani da me? Ma forse acquistare i cani da me potrei ancora averne un certo interesse, però tante volte scelgo io di non venderli, anzi molte volte, se non ci sono tutti i requisiti. Ma sul discorso delle informazioni, so benissimo che se dessi iniziassi a dare qualche informazione su 100 con i quali io mi rendo
volendo, simpatico, delle informazioni, almeno 30, poi faranno un percorso di studi con me e, come dire, magari acquisteranno il videocorso. È facile prendere le persone col miele piuttosto che versargli l'aceto, ma sui cani da guardia è meglio versargli l'aceto. Io non voglio essere responsabile di chi prende un'informazione da me, un'informazione da un altro, un'informazione dall'altro, le mette insieme, fa un puzzle, si rende conto che tutto sommato non è importante fare un percorso di studi, al di là del discorso economico, al di là della fatica di spostarsi, al di là, insomma, di tutti gli oneri che si incontrano, ma si può benissimo andare avanti così, perché il cane, come dire, rimane sempre quell'animale che tutti ne sanno qualcosa. Ci sono persone, pensate, che prendono delle informazioni dai miei video, non hanno capito niente, io me ne accorgo subito, ma poi vanno sui gruppi, le ribaltano, le interpretano, dicono che la fonte sono io e iniziano a fare i maestri di vita sui cani. Ma quanti ce ne sono? Questo non accade mai con quelli che mi seguono, con quelli che sono venuti ai corsi in tutti questi anni, con quelli che hanno fatto un percorso con me, perché sanno benissimo qual è tutta una logica, sanno benissimo che determinate informazioni divulgate in modo scorretto si fanno dei danni incredibili a tutte le persone che l'assorbono. Perché se la cinofilia fosse così facile, se bastasse avere il buon senso, più o meno fare cosa ci dice la logica, ognuno di noi, la logica che magari può avere il barista, il panettiere, il medico, l'avvocato, chiunque, cioè chiunque non abbia studiato a fondo il cane, ci può fare una logica. Se bastasse, ma perché allora molti cani continuano a mangiarsi il padrone e i padroni non sanno ancora adesso perché gli è successo questo incidente? Perché molte persone arrivano a un certo punto poi devono cedere il cane? Perché ci sono tanti cani che improvvisamente si ammalano, stavano bene e non si riesce a capire il perché gli sono successe tante cose? Perché il sistema di gestione è stato fatto contro la natura del cane e questo ha portato dei danni al sistema nervoso, che si può rivelare sia che il cane inizia un percorso degenerativo, sia portare all'aggressione, e le spese inizialmente le portano innanzitutto tutti i familiari e poi di conseguenza anche il cane. Quindi io, per mendicanti di informazioni, considero tutte quelle persone che rifiutano di fare un percorso di studio, si affidano a ciò che gli dice la logica e quindi ritengono inutile impegnarsi un po', nel capire cos'è la gestione del proprio animale. Non è sicuramente il mio caso, poiché quando noi decidemmo tanti anni fa di dedicarci all'equitazione, voi immaginate che io, preso un appartamento, assunsi presso la mia azienda agricola per un anno un istruttore di equitazione e noi montammo tutti i giorni per un anno con un'equitazione, scusate, con un istruttore di equitazione molto qualificato che insegnò le basi a me, a mia moglie e alle mie figlie, che una delle quali le tiene ancora oggi, come dire, in considerazione, sono un po' la sua base perché lei adesso, anche lei, lavora in questo settore. Però partimmo non solo facendo un piccolo percorso formativo, ma un grande percorso informativo. E diciamo, i rischi che noi incontrammo furono veramente ridotti, perché lui ci guidò in tutte quelle che potevano essere le barriere che noi dovevamo scavalcare in tutti i sensi, sia con il cavallo e sia sulla gestione di questo animale. I risultati furono, non dico immediati, ma molto rapidi, ma specialmente le cose che noi avevamo imparato, avendole capite bene a fondo, perché ci erano stati, come dire, spiegate da questo che ha vissuto un anno, 8 ore al giorno, sempre con noi, ebbene non ce le dimentichiamo più. Il discorso del cane da guardia è un po' questo: il mendicante delle informazioni crede che quella sia la strada più facile, la strada più breve, la strada più, come dire, che porti risultati più rapidi e anche meno costosa, ma purtroppo non è così, per il fatto che finché si sa che il cane, se magari ringhia il padrone, può essere più affidabile, uno può dire ok, io credo a questa cosa, ma sapere come agire quando il cane ringhia il padrone e ribaltare questa cosa a favore del rapporto, come dire, che si crea fra cane e padrone, allora lì bisogna applicare tutta una serie di sistemi che può solamente essere un percorso di studio, che è un inizio, che ha una fine, cioè bisogna sempre capire qual è la provenienza di certe metodologie e qual è il motivo perché portano a dei risultati assicurati, ma specialmente a garanzia di quella che può essere l'incolumità di tutta la famiglia. Ok, vi volevo fare questo video anche oggi, se è domenica, perché questa chiarezza secondo me era dovuta. Vi ringrazio tanto di avermi ascoltato e vi auguro a tutti buon riposo, buona giornata. Ciao ragazzi, a presto.